Ferro, fior di quattrini dei soldi degli italiani ad un'associazione che risponde a sua moglie. È una vergogna che ha il coraggio di alzare il microfono e di intervenire. Stiamo capovolgendo il paese. Non siete più credibili, abbia buon senso di tacere, non si presenti più in Parlamento. È una vergogna per tutto il popolo italiano. Allora, deputato Gigli, prego. Prego, deputato Gigli, faccia il suo intervento. Colleghi, permettete al collega Gigli di parlare. Faccio onestamente un po' di fatica a lo so, allora colleghi, è possibile lasciar parlare anche gli altri, per favore? Lo chiedo a tutti. Grazie. Faccio onestamente un po' di fatica a parlare. Prego. Nel clima che si è determinato. Vorrei solo aggiungere la mia voce a quella di chi ha già detto come su questo importante strumento di carattere sociale sia necessaria una rivisitazione che non può essere effettuata a spot o a colpi di emendamenti, ma deve essere fatta in una maniera omnicomprensiva ed integrata, altrimenti noi potremmo causare ulteriori distorsioni. Allora l'invito al governo da parte di un gruppo di maggioranza è semmai quello: uno, a fare presto; secondo, a tener conto del dibattito avviatosi; terzo, che secondo me è un fattore ancora più distorsivo di quello del cumulo che si determina tra i redditi, a rivisitare profondamente le scale di equivalenza, che sono enormemente invece penalizzanti per quanto riguarda le famiglie. Grazie. Sì, grazie. Deputata Saltamartini, prego. Grazie Presidente. Non sarei voluto intervenire perché l'intervento che ha fatto l'onorevole Giorgetti credo che sia stato ampiamente esaustivo. Ma rispetto agli interventi che ci sono stati poi dopo quello dell'onorevole Giorgetti, credo che invece sia necessario tornare ad intervenire. La situazione in quest'Aula purtroppo è assolutamente simmetrica alla situazione che si è creata in Commissione Bilancio, dove rispetto a provvedimenti fondamentali per la vita delle persone si è deciso con voti a maggioranza, quindi con l'arroganza di questa maggioranza, di rinviare a seduta successiva e quindi a provvedimenti successivi iniziative fondamentali per la vita delle persone, quando invece non si è avuto la bontà